La storia della pipa si confonde spesso con la leggenda. La pipa come opera d'arte, come realizzazione della creatività e dell'ingegno umano. Il fumo e la pipa nel corso dei secoli hanno stimolato la fantasia degli uomini, la loro creatività, alla ricerca dello strumento perfetto, per così dire, per godersi il tipo di tabacco preferito e le nuvolette che lo accompagnano. Nel corso dei secoli sono state realizzate pipe strane, fatte in svariati materiali, schiuma di mare, gesso, ceramica, radica e altri legni. Il fumo e la pipa, dunque, hanno una lunga e interessante storia alle spalle, come quella che la signora Carla Domenici, che da anni va alla ricerca sulle nostre spiagge di pipe straccate dal mare dopo la libeccata autunnale. Oggi la signora Carla e i suoi due figli ci mostrano un originalissimo museo della pipa. E niente, nel tempo siamo andati la passeggiatina e ogni tanto se ne trova una, due, niente, una, due, niente, così. E nel tempo ne abbiamo messo qui, come le ho potute far vedere, sono circa 60. Però il mio ex ne ha 150, è molto belle. E sono tutte anche molto molto antiche. Sì, allora, da quel poco che abbiamo saputo, perché non è che ci sono molte fonti dove ci possono spiegare la provenienza e l'epoca, da quel po' che siamo riusciti a capire sono vecchie, molto vecchie, direi piuttosto antiche, perché appunto questa qui che ho in mano, in terracotta, pare che sia delle più antiche. Infatti molti siti riportano che risalgono all'epoca romana.